Nel 2006 ricorre il quarto centenario della pubblicazione del Trattato di Galileo sul compasso e nel 2009-2010 sarà celebrato l'anno mondiale galileiano per ricordare la prima edizione del Sidereus Nuncius e l'invenzione del cannocchiale che ha cambiato la visione del mondo e il modo di fare scienza. Ma quali sono le tappe di questo percorso intellettuale? Quale eredità ci ha lasciato Galileo? Ne parliamo con i nostri ospiti, il professor Maurizio Torrini, che insegna storia della scienza all'Università Federico II di Napoli, il professor Massimo Bucciantini, che insegna storia delle rivoluzioni scientifiche all'Università di Siena, il professor Roberto Vergara Caffarelli, che insegna storia della fisica all'Università di Pisa, il professor Andrea Battistini, che insegna letteratura italiana all'Università di Bologna. Allora, prima di tutto, professor Battistini, perché Galileo ha scritto il trattato sul compasso in lingua italiana anziché in latino? A chi si rivolgeva? Ma quando Galileo viene chiamato all'Università di Padova nel 1592, Galileo è conosciuto come un tecnico, come un ingegnere, e alla Repubblica Serenissima quello che faceva comodo era qualcuno che risolvesse i problemi pratici della vita pratica. Quindi Galileo, una volta arrivato a Padova, comincia a costruire macchine idrauliche, trapani per le viti, fortificazioni militari, eccetera. Quindi è evidente che i suoi destinatari erano quelli che una volta si chiamavano i meccanici, cioè gli ingegneri, che non sapevano il latino e che quindi dovevano essere avvicinati con la lingua volgare, una lingua, un italiano molto semplice, molto tecnico, adeguato alle competenze di quelli che erano i suoi interlocutori. Tra l'altro Galileo, presso la sua casa, aveva costruito anche un'officina e lui stesso faceva questi strumenti a stretto contatto con questi meccanici, con questi tecnici. Ecco, l'invenzione del compasso, professor Vergara, in cosa consiste, a cosa serviva? Beh, intanto è servito a Galileo per guadagnare un po' di denaro, perché lo vendeva a prezzo di costo, a 4 ducati, però insieme quello che costava di più erano le sue lezioni agli studenti privati, che costavano circa 30 ducati, e in un anno faceva 300-400 ducati, cioè raddoppiava lo stipendio. Naturalmente era utile perché garantiva l'esattezza dei risultati. Se uno faceva esattamente quello che bisognava per avere il numero era giusto. E fare i calcoli a quell'epoca era complicato, con le frazioni e tutto, che non c'era la virgola ancora, non c'era il sistema decimale in uso. Cos'era fatto? Erano due aste. Galileo dice che è molto difficile spiegare l'uso senza avere lo strumento, quindi anch'io sono ancora in condizioni di inferiorità. Però erano due aste su cui c'erano delle linee, tutte convergenti nel punto di rotazione, con dei numeri, e si potevano prendere fare questi calcoli, radici quadrati, radici cubiche. Per esempio si poteva ottenere il lato in funzione di in quante volte si poteva dividere una circonferenza e avere la lunghezza del lato del poligono. Questo in realtà poi dava un'informazione di trigonometrica. E quali altri strumenti di Galileo lei ha studiato? Ha trasformato veramente la conoscenza, la tecnologia di allora? Ma diciamo che prima di Galileo non si poteva misurare il tempo con esattezza. Quindi la più grande scoperta, una delle più grandi dell'umanità, è il pendolo. Lui sa dividere il tempo in misura esatta, un secondo, mezzo secondo. L'altra grande scoperta è il piano inclinato. Ora si fanno gli acceleratori, ma lui a quell'epoca faceva un rallentatore. Con il pendolo e con il piano inclinato ha trovato la prima legge della storia della scienza, cioè la legge di caduta dei gravi, proprio quasi 400 anni fa, nel 1604. La terza grande scoperta, secondo me, la fa da vecchio, ormai relegato, quasi cieco, quando comincia a studiare la dinamica con la forza della percossa. Questo è uno strumento che forse avrò tempo poi di illustrare meglio, però queste sono le grandi
elementi che hanno portato a questa trasformazione. Prima di lui non c'era nulla, c'era solo qualcosa che aveva fatto Tartaglia, la squadra, ecco, strumenti dal punto di vista di ingegneria c'erano, ma non di questo tipo. Ecco, professor Bucciantini, si può dire che con Galileo la scienza diventa un sapere pubblico, non più di una ristrettissima elite, cerchia? Non c'è dubbio che Galileo rappresenti l'inizio della scienza moderna. E interrogarsi ancora oggi su quello che è stata la nascita della scienza moderna ha un grande significato per noi. Faccio un semplice esempio. Quando nel 1610 pubblica il Sidereus Nuncius, Galileo invia questo piccolo libro, che non è un grande trattato, ma è veramente un report di laboratorio, insieme alle lenti, in modo che tutti, in tutte le corti d'Europa, potessero vedere il nuovo cielo. E questo è un modo appunto di considerare la scienza qualcosa di pubblico, che va ben oltre le aule universitarie, non solo le aule universitarie e le stanze del potere teologico, filosofico, ma tutti quanti, anche le persone letterate, potevano vedere le sue scoperte. Ecco, professor Torrini, e la visione della natura con Galilei com'è cambiata? Beh, bisogna ricordare che proprio su quello che dicevano i colleghi, che la possibilità di applicazione della geometria alla natura, che è la chiave del sistema galileiano, prevede una natura che non sia più concepibile come qualcosa che è fatto per noi, ma qualcosa di impassibile, come la geometria, come è lo spazio geometrico e come lo sono i corpi geometrici. Quindi Galileo, diciamo precedentemente o contemporaneamente alla invenzione della scienza, perché di questo si tratta, immagina e sostiene una natura che non è fatta, diciamo così, per l'uomo, ma nei confronti della quale l'uomo si trova a operare, ma che non dice all'uomo niente, che non promette nulla, che non permette all'uomo di operare su di essa dal punto di vista morale. E come è nata l'invenzione del cannocchiale e qual è stato il primo corpo celeste che è stato osservato da Galilei, dalla Terra? L'invenzione del cannocchiale, come è noto, il cannocchiale era uno strumento, diciamo in qualche modo, che circolava nell'Europa del Nord in particolare, di cui Galileo viene a conoscenza. Galileo ha scritto, poi ci ha ricordato come ha operato dal punto di vista tecnico, proprio nel Saggiatore ricorda come l'ha costruito, ma diciamo è una trovata tutto sommato più artigianale che scientifica, e così era e così Galileo l'ha adottata. La grande, diciamo, impresa di Galileo è stata quella di rivolgerla al cielo. Se si pensa che Keplero, che più di Galileo era un grande ottico, aveva sempre escluso la possibilità di un ingrandimento delle cose celesti, perché pensava che ingrandendo gli oggetti celesti si sarebbe ingrandito anche le particelle che compongono l'aria, e questo avrebbe in qualche modo impedito la visione dei corpi celesti. Ecco perché, professor Battistini, il Sidereus Nuncius è scritto in latino e non in italiano? Ma perché ai tempi di Galileo il latino aveva le funzioni che oggi ha l'inglese, cioè era la lingua internazionale e serviva a comunicare con gli oltramontani, con Keplero per esempio e con gli altri scienziati. E il Sidereus Nuncius è appunto, come corrisponde all'italiano, il messaggio celeste, l'annuncio celeste. Quindi letteralmente il Sidereus Nuncius è un Vangelo, il Vangelo della nuova scienza, che doveva essere comunicato a tutto il mondo degli addetti ai lavori, quindi agli scienziati, e gli scienziati scrivevano e comunicavano in latino. Questa necessità nasce dal fatto che Galileo deve avere la conferma della comunità scientifica, quindi tutti devono leggere queste scoperte, anche perché dagli altri scienziati si attendeva una conferma di questo. Quindi è scritto in latino, in un latino molto scolastico, e sono state notate anche delle scorrettezze da parte di Galileo. Galileo aveva un latino da autodidatta molto meno elegante, per esempio, di quello di Keplero. Però il Sidereus è ugualmente interessante anche dal punto di vista linguistico, perché innova un genere, non ci sono aneddoti, non ci sono digressioni, non ci sono citazioni di autorità, è una specie di giornale di bordo in cui Galileo registra volta a volta le sue
osservazioni celesti, quindi un latino molto funzionale che inaugura un genere nuovo, ecco, nell'ambito del discorso scientifico. Ecco, e perché, professor Bucciantini, è importante studiare, conoscere Euclide per capire Galileo? Galileo aveva come maestri il divino Archimede ed Euclide, insieme a Copernico. Se possiamo dire quali sono i grandi maestri di Galileo, sono questi. Per Galileo il libro della natura è scritto in caratteri matematici, per questo che per conoscere il mondo che ci circonda occorre conoscere gli elementi di Euclide. E il rapporto di Galileo con gli scienziati del suo tempo qual era? Ognuno seguiva la propria strada, nel senso che, facciamo un esempio con Kepler. Lei prima ha fatto riferimento all'anno galileiano, il 2009 come centenario, il 2010. Nel 2009 c'è un altro grande anniversario per la scienza, anzi due grandi anniversari. 150 anni dalla pubblicazione dell'Origine delle specie di Charles Darwin e 400 anni dalla pubblicazione dell'Astronomia nuova di Kepler. Kepler e Galileo prendono due strade completamente diverse sul modo di considerare la costituzione del mondo. Galileo non accetterà mai le orbite ellittiche di Kepler. Galileo, sbagliando ovviamente, perché anche i grandi fanno molti errori, e Galileo non accetterà mai l'idea che il Sole sia una virtus motrice, tutte e due contemporanee, ma con delle idee di filosofia e di scienza molto diverse tra loro. Ecco, professor Torrini, quali sono le osservazioni che per Galileo confermano il modello di Copernico? Dunque, innanzitutto va detto che senza Copernico è difficile pensare a quello che ha potuto fare Galileo. Cioè, Copernico, come diceva il collega Bucciantini, rimane sostanzialmente il suo grande maestro. Il modello copernicano, cioè la possibilità di un rovesciamento del punto di vista, è quello che per Galileo è il grande contributo dell'astronomo polacco. Cioè dire, Copernico che cosa fa sostanzialmente? Immagina che il disordine che noi osserviamo nella volta celeste sia da attribuire al punto di vista dell'uomo che sta sulla Terra, cioè in una posizione periferica rispetto a quello che è l'universo, che ha il suo centro nel Sole. Galileo immagina qualcosa di simile per la fisica, cioè dire noi dobbiamo supporre i corpi perfetti che si muovono in uno spazio che non presenta resistenza e da quello costruire un modello di scienza da cui può far derivare la scienza effettiva nella quale ci muoviamo. Ecco, e professor Battistini, il duello fra Galilei e gli scienziati suoi contemporanei come si svolse? Ma fu un duello durissimo e senza esclusione di colpi, anche perché, contrariamente a quello che si è detto per tanto tempo, i suoi avversari non erano degli sprovveduti e quindi il confronto fu veramente duro, perché erano di fronte due idee cosmologiche opposte, insomma, la Terra al centro dell'universo e invece la Terra che girava attorno al Sole. E in questo scontro pesa molto anche il carattere di Galileo, che era abbastanza collerico, sarcastico, e quindi poi succede che ha creato molti permali e tanti avversari acuirono la loro cattiveria e gliela fecero pagare. Ecco, quindi si è trattato di uno scontro che è finito nel modo che sappiamo, un po' anche per questo carattere di Galileo così sarcastico. Ecco, si sa molto di Galileo scienziato, ma nella vita di tutti i giorni come era? Ma appunto era un personaggio che era molto iracondo e lo si vede per esempio guardando le postille che lui metteva nei libri degli avversari, dove li chiamava asinaccio, bufalaccio, solennissimo bue, offese così molto dure che poi venivano attenuate abbastanza poco nel discorso pubblico.
ma un altro carattere di Galileo è il suo temperamento, diciamo, socratico. Come era così duro verso gli avversari, era invece molto, potremmo dire, paterno verso gli allievi, anche perché Galileo arriva tardi alla fama, arriva quasi cinquantenne, e quindi c'è un rapporto di maestro allievo come un po' di padre e figlio. E nel tempo stesso Galileo era anche un personaggio, oltre che sanguigno come carattere, anche amante della bella vita. Per esempio, rispetto a un allievo di Bologna, Cavalieri, nell'epistolario c'è notizia di lui che gioisce per aver ricevuto una mortadella da Bologna dal suo allievo, e gioisce ancora, ricorda da anziano, le scampagnate che faceva a Venezia con l'amico Sagredo. Quindi c'è anche questa componente così molto, molto godereccia, diciamo anche, che lo rende anche molto, molto umano. E quali sono stati i rapporti importanti, professor Vergara, di Galilei per la sua formazione, per la sua maturazione? Ma direi cronologicamente, innanzitutto la scuola elementare del comune di Pisa, che è un po' trascurata, ma dove insegnavano già il latino. Lui è stato fino a 10 anni. Poi dopo, certamente, da studente all'università, dove i suoi professori discutevano dal punto di vista filosofico sul moto. E poi anche come professore all'università, perché in quell'occasione scoprì le oscillazioni del pendolo, o perlomeno le confermò sicuramente, perché c'è un accenno nel De Motu. E, diciamo, lì si chiude il periodo pisano. E andando a Venezia, a parte Guidobaldo Dal Monte, che fu un protettore, che vide alcune volte, e naturalmente ebbe giovani come Sagredo e persone più anziane come Fra Paolo Sarpi, con cui poteva discutere di scienza, e quindi magnetismo, moto, idraulica, ecco, queste sono cose che sviluppò a Venezia. Dopo i suoi studenti, giustamente, Castelli, Bonaventura Cavalieri, poi dopo Viviani e gli altri. E direi che questo è l'ambiente in cui si formò e che lo influenzò abbastanza. Naturalmente la disputa con i suoi nemici fu importante anche per concentrarsi nelle idee. Ecco, professor Bucciantini, il rapporto di Galilei con l'Accademia dei Lincei, come nasce e come si sviluppa? Nasce dopo la pubblicazione del Sidereus Nuncius da parte di Galileo, e l'incontro con Federico Scesi è un incontro decisivo per Galileo. Galileo, non dobbiamo mai dimenticarlo, lascia Venezia, dove ha trascorso 18 anni, che poi rimpiangerà, dirà, i migliori anni della mia vita, per andare a Firenze e per guardare verso Roma, ovvero per quello che sarà la sua politica culturale, che poi non arriverà a un aspetto di grande positività. La sua politica culturale è essenzialmente far diventare copernicani gesuiti. In questa lotta, in questa sua ferma decisione di guardare verso Roma, il rapporto con Federico Scesi e con la nuova Accademia dei Lincei è decisivo. Ecco, professor Battistini, Galilei come ha vissuto il rapporto tra la cultura scientifica da una parte e quella umanistica dall'altra? Ma paradossalmente si può dire che Galileo da una parte in sé racchiude ancora quelle che si sarebbero dette le due culture. Galileo era un umanista nella stessa misura in cui era anche uno scienziato, però al tempo stesso è colui che comincia a segnare nella storia della cultura quel divorzio tra letteratura e scienza. Galileo era un umanista a tutti gli effetti, suonava il liuto, dice da anziano che se avesse avuto il tempo poteva diventare anche un pittore di professione, era anche un critico letterario, ha scritto su Dante, ha scritto su Ariosto, su Tasso, forse da questo punto di vista era più arretrato di quanto non fosse come scienziato, perché per esempio lui adorava Ariosto come molti toscani e invece detestava
Tasso, che rappresentava un po' in letteratura la modernità. Tasso sarà quello che sarà poi venerato nel Settecento da Metastasio, poi Goethe, una figura romantica. Ecco, quindi dal punto di vista letterario era un po' ancora classicista, guardava indietro. Ecco. E dal punto di vista poi della sua stessa scrittura, ecco, la cosa singolare è che Galileo scrive opere indubitabilmente scientifiche, ma con un'eleganza letteraria e adottando anche i generi tipicamente letterari. Il dialogo è il genere di Platone, di Cicerone e soprattutto degli uomini del Rinascimento. Al tempo stesso però Galileo, quando, ed è stato evocato anche prima, parla dei due libri, il libro della natura e il libro di Dio, in fondo già dice che esistono due tipi di sapere: uno è scritto in caratteri matematici, geometrici, eccetera, e l'altro è scritto in caratteri alfabetici. E in effetti con Galileo la scienza imbocca la via della specializzazione e quindi va in direzione di una separazione tra le due culture. Ecco, professor Torrini, la scuola galileiana cosa ha significato per la cultura italiana? Dunque, Galileo, come è noto, tornando a Firenze da Venezia, pretese di non insegnare più all'università, quasi che l'insegnamento lo considerasse un peso. Questo non vuol dire però che non abbia fatto una politica culturale, specialmente nei confronti di alcuni centri, come per esempio Roma, dove esisteva e si consolidò una certa sua scuola. Basti pensare appunto a Torricelli, che poi lo raggiunse a Firenze, a Benedetto Castelli, a Maggiotti, a Nardi, Michelangelo Riccio, eccetera. La scuola galileana ha presentato per l'Italia l'ultima stagione di un rapporto reale con la cultura scientifica europea, quando poi a un certo punto, con la morte di Galileo, anche questa scuola trascorre, si può dire che l'Italia per qualche secolo è rimasta fuori dal contesto della ricerca scientifica europea. Ecco, professor Battistini, dai poeti, dai letterati del tempo, com'era considerato Galilei? Ma la figura di Galileo rappresenta sicuramente un'eccezione nella storia della scienza, nel senso che normalmente le scoperte scientifiche rimangono confinate nello stretto ambito degli specialisti. Invece quello che lui ha scoperto, soprattutto con il Siderius Nuncius, ha un impatto immediato e profondo sull'immaginario della gente comune. Si racconta per esempio che quando a Firenze si sparge la notizia che sta arrivando un pacco da parte di Galileo, tutti si affollano attorno al destinatario per vedere questo benedetto cannocchiale che rappresenta una novità sconvolgente. Sconvolgente per quello che ha scoperto, perché in questo modo viene cambiato, insomma, l'idea del cosmo. Ecco. E questo suscita delle reazioni di tipo emotivo nei poeti, nei letterati, che sono di segni contrari, nel senso che da una parte queste scoperte gettano un po' nello sconforto, nella disperazione, perché si sente l'uomo detronizzato, non è più al centro dell'universo, l'antropocentrismo viene messo in discussione da Galileo, ma dall'altra parte destano anche entusiasmo, perché mostrano quanto sia potente l'ingegno umano che, come dicono, con un piccolo strumento così semplice, un cannone con due lenti, riesce a vedere, a scoprire nuovi cieli e nuove terre. A tutto questo poi bisogna tener conto anche della politica culturale dei Medici, che si servivano di Galileo come di un loro status symbol e quindi alimentavano questa poesia per celebrare, oltre che Galileo, anche se stessi. Ecco, professor Vergara, che ricerche si possono ancora fare su Galilei? Che eredità ci ha lasciato? Ma io a Pisa sto ricostruendo un ideale laboratorio di Galileo con tutti gli allestimenti, le macchine e le possibilità di fare gli esperimenti che lui ha descritto. Beh, intanto qualcosa già si sapeva da molto tempo, gli esperimenti di Galileo sono stati fatti, c'è stato chi ha pensato o ha affermato che non avesse fatto quasi esperimenti, però il pubblico può vedere, per esempio, con se stesso, confrontarsi con l'orologio ad acqua e scoprire che può arrivare fino al centesimo di secondo. La meraviglia è che non è mai stato usato come strumento di misura. E ci sta in questo momento una macchina
stupenda che rappresenta gli ultimi studi di Galileo, quasi completamente trascurati dagli storici della scienza, che è sulla forza della percossa. Lui praticamente costruisce una macchina che poi ritroverà successivamente George Attwood. Ecco, professor Bucciantini, gli ultimi anni di Galileo come si svolgono? Sono anni amari. Galileo, dopo la condanna nel 1633, torna a Firenze e vive gli ultimi anni della sua vita, muore nel 1642 agli arresti domiciliari. Per fare un esempio, non può neppure recarsi a Firenze per avere cure migliori, e se alcuni suoi discepoli devono visitarlo per discutere con lui di questioni scientifiche, queste discussioni avvengono in presenza di un ufficiale dell'Inquisizione. Quindi sono anni di grande amarezza. Ricordiamoci che Galileo diventa completamente cieco nel 1638 e anche dopo la morte la sua possibilità di essere considerato un nuovo filosofo e nuovo scienziato nell'Italia del tempo deve ancora attendere molto. Basti pensare che il grande sepolcro che viene fatto in Santa Croce viene costruito soltanto nel 1737, ovvero 95 anni dopo la morte di Galileo, ovvero, e questo fa ancora più impressione, 10 anni dopo la morte di Newton. Ecco, professor Torrini, Galileo può essere considerato un po' il prototipo dell'intellettuale moderno? Beh, Galileo ha rappresentato, specialmente per l'Italia e per l'Europa, l'ultimo filosofo del Rinascimento, l'ultimo uomo del Rinascimento e il primo dell'età moderna. Non c'è dubbio che la possibilità di costruire un nuovo mondo, una nuova scienza, abbia rappresentato per l'Europa dei suoi anni, specialmente fino alla condanna del 33, quando intorno a questo progetto sembravano coalizzarsi forze molto distanti, come i gesuiti, la chiesa, la nobiltà e le case regnanti, abbia rappresentato qualcosa di veramente nuovo e la speranza, diciamo, di costruire quella repubblica dei dotti, la Repubblica de Savoie, che potesse prescindere dalle guerre di religione e dalle divisioni politiche.